Dopo lo scandalo nazionale di settimana scorsa, se non sapete di cosa sto parlando e volete saperlo, trovate il video nella linea alto a destra. Oggi vi porto il video che ha generato quello scandalo. Tutto inizia qualche weekend fa quando Giuliano mi chiama e mi chiede di sostituire un ospite importante che doveva fare un'attività con un certo web pechegno. La cosa divertente è che mi ha chiamato meno di 24 ore prima dell'evento e soprattutto non sapevo assolutamente cosa dovevo fare. Le uniche informazioni che mi ha dato sono state prosecco, guè, prosecco, idromassaggio e prosecco. E date le mie braccia e cosa c'era in gioco, non ho potuto dire di no e mi sono fatto accompagnare al punto di ritrovo. Sono appena arrivato all'azienda vitivinicola Il Colle e ho appena capito cosa c'entra del prosecco con un idromassaggio. L'idea malefica che devo ancora capire a chi è venuto in mente è quella di riempire un idromassaggio con del prosecco. Naturalmente per tutti i politici, giornalisti e boomer all'ascolto, non si tratta assolutamente di prosecco di OCC, DOC e tutto quello che ci va dietro. La vasca è stata riempita con del glera di scarto, destinato poi a una distilleria per creare altri prodotti. E farsi un idromassaggio col prosecco insieme a Uè Pechegno, facendo un'altra attività che spero di scoprire presto. L'unica cosa che mi preoccupa è che il video lo registreremo dentro la cantina sottoterra. Il problema è che nella cantina ci sono circa 20 gradi. Sono preoccupato, eh. Per l'ipotermia. Stavo pensando, no? L'idromassaggio lì è riscaldato? Ci vuole fino a stasera che si scaldi. Quindi il tempo che tu fai tutto comincia a scaldarsi e tu sei già uscito. Mi sa che ci conviene installare anche un WC a fianco. Sì, non si sa mai che ti venga un po' di movimento. No. Quanti gradi ci saranno qua? Ci saranno 25 gradi? Meno di 25 gradi? Vabbè, dai, fisico. Non ti lamentare. Mi cago addosso con Uè Pechegno. A questo punto, dopo tutte quante le mie lamentele, i ragazzi di Busatta Wellness, che è l'azienda che ci ha fornito l'idromassaggio, hanno messo il riscaldamento al massimo, provocando così la reazione completamente opposta. L'idromassaggio è arrivato a 42 gradi. La vasca idromassaggio è piena. Adesso aspettiamo la star, che è già arrivata. Aspettiamo la seconda star e vediamo cosa succede. È entrata da star. E allora? Come va? Male. Ti puoi segare? Zero. Dopo questo piccolo appunto di Uè Pechegno è arrivata l'ora di entrare in vasca. Ma prima, piccolo spammino per dirvi che da oggi sono disponibili le sinamaglie in rosa e in nero. Le trovate nel sito www.sinagachiri.shop. E solo per questa settimana la spedizione è gratuita. Possiamo proseguire. Dalla paura del freddo alla paura del caldo. Nel frattempo sta finendo il mondo. Muoio nel prosecco, amico, un sogno. Peccato che sono in una vasca con lui, non si poteva proprio avere tutto, però dai. È bella calda, diciamo, eh. No, ma raga, cuociamo. Ma la sacchetta quando ha toccato, quella. Hai detto sta frase, non dovevi dirla. Non volevo hai dire detto una cosa che non dovevi dire. No, ma raga, ma come hai fatto a me inserirti così? Dai. Mamma mia, sei una pippa al sugo proprio. Questi giovani moderni. Sì, sì, no, ma qua sono uova sode, eh. Chissà se il prosecco fa bene per le braccia rotte. Ah, è terapeutico? Qua ci ubriachiamo di vapore. Io nel dubbio mi ubriacherei anche di prosecco. Stimola anche la pipì questo carone qua. Senti. No. Non so come dirtelo. Da rompersi le braccia in moto a fare un idromassaggio con Uè Pechegno. Come sblocco il telefono adesso che ho una mano dentro? Che si vede? Meglio. Facciamo vedere che non siamo professionali. Minchia raga. Ma avete messo anche del bagnoschiuma? Non so come, ma mi sono ritrovato dentro una vasca idromassaggio ripiena di prosecco insieme a Uè Pechegno. Anch'io so come. Mi era stato detto un'altra cosa in realtà. A me hanno appena mandato 150 domande da farti. Quindi da quello che ho intuito io sarò l'intervistatore e Uè Pechegno sarà l'intervistato. Ripeto, le domande non le ho fatte io. Se ti senti offeso. Non sono serie, no? Sei nervoso per le domande che ti sto per fare? Sì, perché già vabbè, sì, ma normale. Io sì, perché ho appena letto le domande successive. No, raga. Avevi mai fatto un bagno nel prosecco? No. Secondo te ci si ubriaca a stare immersi qui dentro? Non sono uno scienziato, ma penso che con i suffumigi, no? La regia ci dice che oltre ai fumi dobbiamo... Ah, quindi facciamo il doppio. Ah. Bello questo sketch, col prosecco che arriva da dietro. Prosecchino Il Colle, offerto dal Colle. Stappato da Sara De Il Colle. Sto iniziando a sudare prosecco. Non pensavo di vivere mai una cosa, un'esperienza simile. Sì, veramente. Io sto per morire. Grazie. Salute. Alla salute. Se potessi rapinare una banca e farla franca, lo faresti? Certo. Signori della polizia locale, intanto qua sotto ci sono dei piedini che si incrociano. Parla per te, perché io sono bene qua, guarda. Hai mai fatto pipì in piscina? Sicuramente in età in cui la fai, sì. Under six, forse sì. Poi sai che in alcune viene fuori il viola, no? Giusto. Guarda che sta arrivando l'alone lì. E in un idromassaggio invece? Idromassaggio ti dirò, essendo mio, diciamo che pisciare proprio nel mio idromassaggio mi sembra proprio. Ma magari alcuni sanno questa extravaganza, però io non sono di quella parrocchia, sono più normale. Ah, quindi non hai mai provato un pissing in... No, cioè mi è capitato, ma non idromassaggio. Non nell'idromassaggio. Non è la mia fetta okay, di ok, non ti piace. Hai mai rivelato un segreto che avevi promesso di mantenere? Sì, sempre. Molto bene. Quindi qual è questo segreto? Può dire che comunque rimane nell'ambito dei segreti. Ma non sono neanche sicuro, può essere che sta. Sto morendo, scusa. Muoio un attimo. No, aspetta che
refrigero. Ma si può morire così, no? Sì, secondo me sì. Sei mai stato in una spiaggia per nudisti? No. Ma ti piace? Mi piacerebbe provare, non ho ancora avuto il coraggio di farlo. Cioè, guarda, c'è tipo Cap Dag che è anche scambista. Cioè, sì. Consiglio di andare là, così fai tutto insieme. Però finché non provi non sai se ti piace. Ragione, ma io penso che non mi piace. Okay. Qual è stato l'approccio più strano che hai ricevuto da un fan? Ma sai, nell'era moderna si è molto invadenti. C'è un po' un abbattimento di barriere, no? Ok, quindi. Come se tutti possano permettersi tutto. Ora tu alla fine sei un pirla come un altro, non è che. Quanti numeri di ragazzi ci sono nella tua rubrica? Boh, sarà, quanto sarà? Un 60-40? Un 60-40, 60 ragazze. No, 60% di ragazze. Penso, forse metà-metà. Quanti numeri di ragazze ci sono nella rubrica con cui non ti parli più? Succede questa cosa, ogni tanto bisogna fare un refresh. Io purtroppo tendo a prendere molto il numero, sono la vecchia scuola. Carlotta, non chiedergli il numero. Oh! Pazza! Senti il ghiaccetto! Madonna! Ah, vabbè, raga. Qual è la cosa più intelligente che tu abbia mai fatto? Ma guarda, ho fatto tante cose stupide. Intelligente. Questa, vabbè, ad esempio. Questa è sicuramente la top 3. Fiore d'occhiello della mia carriera, sicuramente. Qual è la cosa più stupida che hai fatto? Ne ho fatte tante. Una in particolare? Tu non lo sai che è stupida, capito? Quindi. Ah, quindi per te magari è normale. Esatto. Quindi non si può dire, non lo so. Per te magari sembra una cosa figa, una cosa, però di sicuro è stupida. Se non fosse per la tua carriera musicale, per cos'altro potresti diventare famoso? Ma guarda, io penso, ti dico, è meglio fare poche cose fatte bene. Sai che poi in un momento tutti vogliono fare tutto, no? Io alla fine mi piacciono 3-4 cose. Mi piace l'arte, il cinema, la musica, rap specialmente, pronto, e faccio un limito a quello. Perfetto. Corrotore, penso, di questa cosa. No, perché è un business che conta la durata. Possiamo provare con Sinner. Quali sono le 3 cose che non ordineresti mai al ristorante? A me non piace tutto quello che riguarda il fegato, la tè, quelle cose troppo quelle un po' aggressive, diciamo. Troppo, esatto. Intanto è partito un altro piedino sotto l'idromassaggio. Non resisto, se non posso contenermi. Sarà la situazione, sarà il contesto, saranno i fumi dell'alcol, ma purtroppo non riesco a stare a tenere il piede fermo. Sei allergico a qualche cibo? No, infatti mangio come un porco. Mangi tutto. Quindi, dato che sono le 18:30, chiederei cosa c'è da mangiare questa sera. A me mi fai un sorbetto. Parli mai con te stesso? Spesso. Pensi sia da matti parlare con se stessi? No, perché ognuno deve avere la propria dimensione interiore, no? Di introspezione, no? Parli mai di me? Di te, spesso male? No, okay. Non è vero, parlo sempre bene di te. Grazie mille. Non è che parlo tanto, capitale. Ma sembra che parli sempre di te. È successo. Se il mondo finisse settimana prossima, cosa faresti? Rapinerei una banca, rapinerei Giuliano. Quello lo farei volentieri anch'io. Ci sentiamo insieme, facciamo un colpo. Ok, io prendo le macchine. Se riuscissi a farla franca, usciresti mai con 2 ragazze contemporaneamente? Ah, non essendo sgamato? E non essendo sgamato? L'ho fatto già anche. Non è una cosa di cui andare fieri, però okay. Visto che siamo così in confessione, perché mentirti? Sei mai stato scaricato? Sì. C'è una celebrità che non ti segue su Instagram, ma vorresti il suo follow? No, perché non sono di quella parrocchia lì del follow. Perfetto. Preferisco la vecchia, il vecchio follow. Il vecchio follow, quello a coda, diciamo. Quanto tempo ti ci vuole per prepararti ad un appuntamento? Con la doccia anche. Con la doccia pochissimo, anche? Pochissimo, 20 minuti. Non vuol dire che mi lavo male, ho una mia tecnica. Quale parte del tuo corpo odi di più? Non so, il mento forse, i piedi, non so. Pro o contro la chirurgia plastica? Ma io sono molto liberale, nel senso, secondo me ognuno deve poter fare quello che vuole. Poi magari l'ossessione no, ma è il troppo stroppio. Perché poi sai, come i tatuaggi, come puoi vedere, quando tu te ne fai uno ne vuoi, no, di più. Quando vai in palestra vuoi essere più grosso. Quando io lo vedo nelle mie amiche, no, magari ti fai una cosa e poi ne vuoi fare altre. Cioè, su di me non l'ho mai fatto. Io per esempio non mi sono mai messo a posto l'occhio, per esempio. Perfetto. Però magari tra qualche anno sei una liftata. Qualche anno, tra poco, un annetto, un mese prossimo. Hai mai scorreggiato negli ultimi 15 minuti? No, perché comunque sono una persona educata che... Tanto anche se l'avessi fatto non si sarebbe visto. Tra le persone presenti in questa stanza, con chi ti sentiresti più a tuo agio da nudo? Con Sinna. Guarda, che domande. Qual è la cosa più strana che hai mai fatto davanti ad uno specchio? Questa è una cosa che l'intervistatore, che il vero autore delle domande che non diciamo chi è uno che gli piacciono fare tutte queste cose, quindi stuzzica e lo mette nelle domande, perché è come Freud, trasferisce la sua cosa su, capito? È stata una bella risposta. Se potessi ascoltare una sola canzone per il resto della tua vita, quale sarebbe? E sarebbe Bob Marley, tipo qualcosa così. Qual è la persona più sexy in questa stanza? Sinna. Grazie. Dopo di me. Qual è la persona meno sexy in questa stanza? Il maledetto autore. L'autore di queste domande. Quando è l'ultima volta che ti sei fatto la doccia? Grazie a Dio, oggi. Perfetto. Vorrei dire lo stesso.
Hai coraggio di bere un sorso di prosecco della vasca in cui siamo? Ti stronco la carriera. No. Non hai coraggio? Un sorsino dal latte? No, però se vuoi guarda. Sacro Graal, con tutto un altro sapore. Ti sei messo la crema? No. Ultima domanda, hai fame? No, sono più... Devi dire di sì che così io rispondo, andiamo a cena. Ho una fame. Andiamo a cena! Vai. Possiamo uscire? A questo punto, dopo una doccia approfondita e un tuffetto in piscina, ci siamo ritrovati immersi per sapoco a 50 aperitivi in uno. Tantissimi antipasti, primi piatti, secondi piatti, tutti molto buoni. E soprattutto, vasche di prosecco. Si scherza. E ringrazio l'azienda vitivinicola Il Colle per aver reso possibile tutto ciò. Giuliano per l'idea e le domande, i giornali per la pubblicità e tutte le altre aziende che hanno collaborato. Vi ricordo lei da oggi su www.cinegaghiri.shop le magliette. Questa settimana la spedizione è gratuita. Scrivetemi qui sotto con un commento se questo format vi è piaciuto. Nel caso contrario non scrivetemi nulla, sono molto sensibile. E noi come al solito ci vediamo domenica prossima, sempre alle 13:30. Ciao!